Yo, bella raga, siamo in macchina e sono Dark. Oggi siamo qui col secondo gameplay di Pokémon, come potete vedere. Allora, adesso sto guidando, quindi mettiamo via il telefono. Però sono appena uscito da lavorare e adesso con il mio Big Andrew e Sammy, che è già andato avanti, stiamo andando dal primo monumento. Fa un po' vedere la strada, facciamo il trip. Perché io ve l'ho detto, sono un allenatore professionale di Pokémon. Fai vedere. Voglio professionale di Pokémon. Sono un allenatore professionale di Pokémon e quindi io devo catturarli tutti i Pokémon. Oh, guarda, c'è un Zaccaria salvatico. C'è pure Samuele là in fondo. Intanto ogni tanto spirciamo dal telefono giusto per vedere se c'è qualche Pokemino. Stiamo andando dal monumento, come potrete vedere dal gameplay. Vi faccio un po' vedere il gameplay. Che sto correndo un po' troppo veloce per il gioco, forse. Però quando non ci sono i mezzi, quando il mio Pidgeot arriverà, mi porterà in volo, cambierà un po' la situazione. Io l'ho catturato, Pidgeot. Ok, chiudiamo la macchina, scendiamo e andiamo dal monumento a piedi. Oh, qua abbiamo l'aeroporto di Pavullo, raga. E ancora nessun Pokémon per ora. Sammy, te cosa hai trovato? Ma a te nei dintorni cosa c'hai? Niente, anch'io non c'ho niente. Nei dintorni non abbiamo niente per ora. Continuiamo a camminare come disadattati. Cioè, faremo i ridicoli a bestie. Intanto là c'è il monumento. Lui ce va a picco, c'è nei dintorni. Ma sì. Io non c'ho niente, guarda. Neanch'io. Visitare un po' che... Prima c'avevo un Nidora, sai, ti ricordi? Tirerà un po' il vento, mi dispiace, raga, qua c'è anche il campo, quindi inizia la mod Berg Grills. Samuele ha detto che ci volevano 2 secondi, sta a vedere che ci becchiamo le ortiche. Vedo degli uccelli che volano di là. Guarda, sono qui. Aspetta, ogni tanto appaiono. Vabbè, adesso andiamo prima dal monumento, che guardiamo, raga, il primo monumento, perché se abitate in città forse è un po' più semplice. Noi che abitiamo in montagna dobbiamo andare per le montagne. Ecco, penso che sia pantano, forse no. Là intanto il monumento abbiamo, che non so come hanno fatto a ritrovarlo come monumento, dato che non penso sia proprio un monumento, però è più una cosa abbandonata. Intanto, raga, guardate, qua abbiamo il monumento dalla distanza, ve lo faccio vedere. E qua stoppiamo, sto qua il monumento, dove dobbiamo andarci vicino per capire cosa fare. Non ho guardato alcun gameplay a riguardo, infatti non so neanch'io se possono essere interessanti o meno. Io comunque provo a farlo, sarà un po' scomodo, lo so, vedermi mentre cammino per l'erba fitta. Guardate lì che sta cercando i Pokémon nell'erba. Raga, ma non è la cosa più bella del mondo. Cioè, guardate, la gente si metterà in ridicolo così. Io mi immagino nelle grandi città, nelle piazze. So che sto polemizzando altrui e allo stesso tempo sto facendo anch'io il deficiente. Infatti sembra che siamo a funghi. Però è qualcosa di figo. Ormai ci siamo, raga. Perché dobbiamo andare a fare la pausa pranzo. Abbiamo appena finito di lavorare. Facciamo questo. Non c'è di più bello che rilassarsi con un po' di Pokémon. Guarda. Là in fondo abbiamo Andreino che sta cercando i Pokémon. Eccoci qua dal monumento. Solo che, come ho detto a Semi, dobbiamo andare per strada, secondo me. No, invece ci siamo vicini. No, raga. Oh mio Dio, dobbiamo entrarci seriamente. Ma come facciamo? Ma quanto è alta l'erba? C'è un Pokémon. No, fanculo i Pokémon qua. Qua ci sono le bisce per davvero. Qua ci stanno le bestie, seriamente. Qua è altissima. Io altissima. Entrare. Con le braghe corte, dopo mi dovrò fare una doccia perché ci avrò sicuramente 30 zecche. Io voglio entrare. C'è un problema. Abbiamo qui davanti il monumento. Però il problema è che... Continua a dire c'è che c'è troppa erba. Quindi dobbiamo avvicinarci di più. E ci avviciniamo, io sono passato in peggio di quello. Sì, con le braghe corte pieno di zecche, coglione. Ah, oramai. Ah, va bene. Fai tu strada però, Andre. Io non vi porto i cellulari. Raga, vede, quando siete in montagna dovete giocare in 3 sto gioco perché ci vuole uno che è fondo. Guarda, ma è un'erba strana poi. Grande Andre, fammola via, viene su qualcosa di strano. Dai raga, ci siamo. E via che andiamo a catturarli tutti. Buchi. È un po' altine, Andreino. Forse un po' troppo. Qua siamo. Madoschi in Jurassic Park, muori, veni veloci. No, Andre, qua è altissima, Qua ci trovi una biscia seriamente, oh, porca puttana. Vero che è morbidissima questa erba. Con le braghe corte è la cosa più sconsigliata da fare, entrare in questi posti. Vabbè. Qua no, Andre, ci sono delle canne altissime, secondo me c'è un fossetto lì. Uffa. Ormai comunque ci siamo, Dice che siamo vicinissimi. Andre, tranquillo. C'è un centro, un monumento storico, un centro, non so neanche che cazzo c'è. Ma dove ci passiamo in mezzo a tutta questa cosa? No, a sinistra devi andare. Io ho comprato adesso mai più, perché qua non so se ci ritorna qualcuno. No, io non ci torno mai più. Quindi ho comprato... Pavullesi che ha giocato a Pokémon. Buona fortuna.
No? Vai dritto, Andre. Questo, vai dritto. Raga, guardate, cioè è più alto di noi tutta sterba. Guarda, Samu, avvicina. Siamo quasi dentro il radar, però. Ci sei quasi. Se vai lì, secondo me ci siamo. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Siamo entrati. Ma ha dato nuovo. Cioè, guardate Andrea dov'è. Andrea è altissimo, eh. Andrea sta per essere... Dio, po'. Non ci posso credere. Non mi immagino. Io non ci sono mai stato in vita mia qua. Ora capisco perché non mi ci hanno mai portato. Oh, ma perché te, no, te la... Non posso già tornare indietro. No, Samu, no, aspettaci, no. Dai, Samu, no, accompagnaci. No, mi ha già dato il premio. Cioè, raga, Samuele gliel'hanno già dato, non capisco perché. C'ha il radar stronzo. Sì, lui c'ha il radar buggato, eh. Oh, noi ci siamo sotto. Oh, ci sono. Anche te, scorri, scorri, scorri. Ok? Vai. Ci siamo, dai, ci siamo. Non ti ha dato l'uovo. Riprova più tardi. Non ti ha dato l'uovo. No. Sono delle Pokéball per sta stronzata. Non mi ha dato l'uovo. E io che stavo per... Non me l'ha dato. Riprova più tardi. A Samuele gli ha dato un uovo. Quindi mi ha mandato un Pokémon. Non so se si vedrà. Un uovo che deve camminare per 5 km e poi si schiude. Bella, io vado a camminare. Andrea ci sta provando. Guarda, sei sudato. Tutto sudato. Ah, ma prova a camminare qua in mezzo. Raga, speriamo davvero che questo video qui vi possa essere piaciuto. Chiudo perché il telefono sta scoppiando. Io sto morendo. Quello là sta provando a prenderlo con radar, ma non ce la fa. Lasciate un mi piace, mi raccomando. Noi come sempre ci vediamo prossimamente con un prossimo video. E nulla, dal vostro Dark Esploratore che ormai viene affondato dall'erba. È tutto, anche dagli altri. Bella. Comunque stupendo. È grosso? Giovanni, l'ho preso, l'ho preso. Sulle palle di semi. Una poche palle, infatti. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Sì, il Bulbasauro è nostro. E vai.